Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quello di oggi sarà, come avrete letto dal titolo, un tema video capelli. E nel video presentazione vi ho raccontato un po' che ho la passione per i miei capelli, nel senso che sto cercando di farli crescere tantissimo, di farli arrivare alla lunghezza massima e per far sì che i capelli arrivino a una determinata lunghezza. Chiaramente bisogna trattarli al meglio possibile. Quindi quello che faccio io per cercare di mantenere i miei capelli più sani possibile è evitare finché posso varie fonti di calore, quindi sia per quanto riguarda l'asciugatura che per quanto riguarda la messa in piega. È da un sacco di tempo che provo il metodo della piegamossa con il bigodino lungo. Ne ho diversi, inizialmente facevo questa piega con la cinghia dell'accappatoio, poi nel tempo ne ho acquistato qualcuno e quindi in questo video vedremo qual è il migliore dei miei bigodini lunghi. Adesso sciogliamo questo che ho tenuto su tutta la notte. Questo l'avevo acquistato su Amazon, l'avevo pagato forse 7 euro un bel po' di tempo fa, dunque non ricordo esattamente il prezzo. Ora lo suda tutta la notte, mediamente io li tengo su tutta la notte, però dipende dal bigodino perché, come vedremo, alcuni mi riesce difficile tenerli mentre dormo, A perché sono scomodi e B perché quando vado a scioglierli sono già belli incastrati, io avendo i capelli molto sottili. Insomma, non voglio tirarli per sbrogliare il bigodino, ecco. Allora, come vedete, questo qui si scioglie molto molto facilmente, anche velocemente. Questo riesco a tenerlo tutta la notte. Posso dire che non è il massimo del comfort, però non dà neanche fastidio come altri che ne ho che invece proprio mi rendono la nuotata impossibile. Ognuno dei miei bigodini fa delle pieghe diverse proprio perché sono differenti sia nel materiale che nel tempo di posa. Ecco qua, questo è il primissimo bigodino. Allora, io direi che possiamo pettinarli un po', i miei capelli sono di gran lunga accorciati in questo momento perché quando si fa una piegamossa tendono a salire, però devo dire che l'effetto di questo bigodino non mi ha mai delusa, anzi la piega che viene fuori mi piace tantissimo. E poi devo dire che mi rimangono per tutto il giorno. Certo, non mi rimangono proprio così come sono in questo momento appena sciolti, però rimane un bellissimo effetto morbido e voluminoso. E allora, come voto generale per questo, io direi un bel 9 se lo merita tutto, proprio perché avendolo da un sacco di tempo, cioè vediamo che comunque non è più nuovo, no? È tutto un po' rovinato, però nonostante questo continua a farmi un'ottima piega, l'effetto continua a durarmi nel tempo e poi ci posso dormire tranquillamente, quasi totalmente tranquillamente, quindi questo si merita un bel 9. Oggi vediamo questo che è il bigodino, si chiama proprio bigodino, famosissimo. Iniziamo a scioglierlo. Questo l'ho tenuto in posa circa 2 ore. Ecco, se devo dire qualcosa di questo bigodino, lo dico da subito, mi dà fastidio come si attorciglia. Cioè, il materiale trattiene il capello in un modo che poi scioglierlo diventa un po' più complicato rispetto agli altri, quindi questa è una cosa a suo sfavore, però vediamo l'effetto. Non so, sono un po' interdetta perché questa cosa che non si sbroglia subito
non mi va a genio, perché comunque questi metodi innanzitutto devono velocizzare, no? Il tempo che impieghiamo per farci la piega, ma soprattutto tenere i capelli sani, perché sono metodi di piega mossa senza calore. Ecco, però cioè, se devo stracciare, vedete qua come è un po' arruffato il capello, e questo perché si agganciano bene a questo tessuto che è spugnoso. Lasciamo per adesso che comunque da una parte sono più mossi e dall'altra meno mossi. L'ho tenuto poco, generalmente l'effetto è sempre questo, però non so, ripeto, ho paura che non vada bene proprio per la tipologia del mio capello, quindi un capello molto sottile che tende a spezzarsi facilmente, quindi non so che voto le do. Peccato, perché come piega mossa mi piace, però per la ragione che ho detto poc'anzi, che comunque ci vuole un sacco di tempo per sbrogliarlo e mi sembra che mi vada a tirare i capelli, non so, gli do un 6 di incoraggiamento. Allora, questo l'avevo comprato su Shein, l'ho pagato 4 euro, quindi pochissimo, l'ho tenuto su tutta la notte. Si leva facilmente rispetto a quello bigodino. Adesso vediamo l'effetto. Ok, poi tenderanno un po' a scendere durante la giornata, quindi l'effetto mi piace, abbastanza mosso. A questo do un 7 perché comunque mi piace l'effetto anche se non dura a lungo nella giornata, e per dormire non è scomodissimo, quindi sì, dai, questo 7. Vediamo questo bigodino che io definirei il disagio per dormire, ma letteralmente il disagio, perché come penso si può notare è durissimo, cioè è proprio cartone praticamente. Comunque questo, poiché appunto non posso tenerlo per dormire, l'ho messo stamattina, cioè stamattina io alle 13, e adesso sono le 20:30, vediamo un po' il risultato. Allora, cioè, il fatto è che oltre che essere scomodo, questo bigodino si tiene molto largo e quindi non si riesce a stringere bene i boccoli. Poi se proviamo a chiudere su se stesso non funziona, quindi boh, un po' così. Questo è il risultato finale, la piega è anche carina, andante, leggermente mossa, quindi niente di esagerato, però boh, vabbè, c'è da dire che l'ho pagato 3 euro questo, raga, quindi veramente poco. Il voto che mi sento di dare a questo bigodino è 4. Questo è andato malissimo. 4 perché è scomodo, non viene bene la piega, quindi non è quella poca piega che viene, non è neanche durevole nel tempo, quindi questo 4, tranquilla. Ce ne manca uno? Eccoci qua con l'ultimo bigodino, anche se
Questo non è un vero e proprio bigodino, ma la cinghia della vestaglia. Lo metto fra i miei bigodini comunque perché è un metodo che ho usato spesso nel tempo. Poi ho acquistato dei bigodini appositi per questa messa in piega e quindi questa l'ho utilizzata un po' meno. Però mi ricordo che mi piaceva tantissimo l'effetto della piega, quindi adesso vediamo se ricordo bene. Allora, questo l'ho tenuto su tutta la notte, quindi diciamo che non è super comodissimo, però dai, ci si può dormire, ecco. Dunque, anche questo ha quel grip che ha il bigodino, quindi il bigodino di marca Bigodino proprio. Un po' meno rispetto a quella presa che ha il bigodino, forse perché, anzi sicuramente perché Bigodino ha il tessuto si spugna, ma in più è elasticizzato. Invece questo che è un tessuto spugna, quindi si fa grip, però non restringe, ecco, i capelli, diciamo, su se stessi. Cioè, con Bigodino ci impiego un bel po' di tempo a sbrogliarli. Ecco, con questo non ci metto allo stesso tempo. Poi, appunto, come ho detto prima, ci riesco anche a dormire. E voilà, la piega è questa. Devo dire che è molto bella, infatti ricordavo che venisse molto bene. Questa non la pettino neppure perché comunque si ammorbidisce. L'effetto mi piace parecchio, spero che riusciate a vederlo bene. Allora, non gli posso dare il massimo neanche a questo, gli do un bell'8 perché la piega mi piace davvero tanto, però per il fatto che non è super comodo per dormire e poi il tessuto spugna trattiene un po' tanto il capello, a mio avviso, non posso dargli più di 8. Tra l'altro, cioè, io tutta messa in piega e truccatissima per andare a fare fisioterapia, perché sì, sto facendo ancora fisioterapia. Infatti vi chiedo scusa perché qualche clip precedente sono stata molto di fretta, perché io come al solito sono in ritardo. Allora, per me alla fine dei conti il vincitore dei miei bigodini è questo, che è il primissimo che avete visto in questo video. Dunque, fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate qualche metodo alternativo al calore per farvi la piega. Se avete anche dei suggerimenti, sono ben accetti perché io sono disponibile ovviamente a provare nuovi bigodini, anche perché devo trovare ancora il mio 10, quindi lo attendo con ansia. Intanto io vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi state dando e appunto se avete piacere lasciatemi anche solo un cuoricino, giusto per farmi capire che i miei video vi tengono compagnia, insomma vi piacciono. Vi ricordo che oltre al commento, se volete supportarmi, potete lasciare un like al video e iscrivervi al mio canale. Io vi mando un bacione e al prossimo video.